Così lancio subito un appello. Voi potete addebitare alle generazioni che vi precedono la condizione attuale del mondo, ma lo potete fare se nella vostra mente e nell'intimo della coscienza fate una scelta di pace come sguardo per la vostra unica vita. Tutto fare fuorché avviare dei conflitti che mettono a repentaglio il tesoro più prezioso dell'umanità, le nuove generazioni. Benvenuti a Ticket, una strada fatta di storie. Di Ticket, siamo tornati per raccontare una nuova storia. Abbiamo tanta voglia di raccontare nuove storie con nuovi ospiti, quindi Eric, siamo pronti? Prontissimi. Ottimo, io sono Giacomo. Io, come già detto, sono Eric. Siamo qui stasera ancora una volta per parlare purtroppo di un avvenimento non bellissimo come la guerra. E dopo aver appunto parlato attraverso la storia di Greta Christini della guerra in Ucraina, oggi dobbiamo aprire ancora questa parentesi e aprire i nostri occhi sull'immane tragedia che la guerra sta causando nella Terra Santa. E qui con noi oggi il nostro vescovo, che per il suo trascorso in Vaticano come sottosegretario alle chiese orientali e ai suoi numerosissimi viaggi in Terra Santa, si dice più di 40, poi chiederemo dopo, è esperto in materia e ci può aiutare ad aprire gli occhi su questa realtà. Eccellenza, come vede oggi la Terra Santa? Beh, c'è nel mio cuore una pena fortissima. Parlare di questa fatica che sta affrontando questa terra e l'umanità dei giovani può sembrare un controsenso. È invece un tema che deve interessarvi, perché i protagonisti di questa faticosa vicenda che coinvolge, può coinvolgere drammaticamente il mondo intero, sono soprattutto i giovani. Così il mio pensiero va proprio a loro, a quelli che poi hanno veduto la loro vita spezzata in maniera impensabile, anche a quei giovani della vostra età che si stavano divertendo nel deserto, che a tutto pensavano fuorché ad un dolore che li stava raggiungendo in maniera così drammatica. Ma ancora il mio pensiero va ai giovani della vostra età che in Ucraina sono coinvolti nel conflitto con la Russia e da così lungo tempo. In tante altre parti del mondo purtroppo la guerra è questa realtà che non riusciamo a debellare ed è una realtà che penalizza il tesoro più prezioso dell'umanità, le giovani generazioni. Perciò io vi ringrazio per questa domanda che mi permette di invitarvi col pensiero prima di tutto, poi per coloro che sono credenti, e io auguro questa condizione di credente a tutti, perché ti apre l'orizzonte che va oltre tutte le umane incomprensioni, le umane divisioni e le stesse guerre, di pensare a questa terra così colpita, a questa generazione di giovani, quella del nostro tempo, che in tante parti del mondo vede precludersi per responsabilità non proprie il futuro personale e il futuro dell'umanità. Così lancio subito un appello. Voi potete addebitare alle generazioni che vi precedono la condizione attuale del mondo, ma lo potete fare se nella vostra mente e nell'intimo della coscienza fate una scelta di pace come sguardo per la vostra unica vita. Tutto fare fuorché avviare dei conflitti che mettono a repentaglio il tesoro più prezioso dell'umanità, le nuove generazioni. Eccellenza, faccio anch'io il mio saluto e le do il benvenuto. Io non qui. Ti ho lasciato intervenire per salutarmi, sono partito. No, ma ha fatto bene, è giusto così. Poi hai visto che ha fatto. Mi fa piacere. Bellissima risposta. Una risposta. Le do anch'io il mio benvenuto nel nostro salotto di Ticket. In questo periodo di guerra, ci sono tanti appelli del Papa per una preghiera che porti poi alla pace, però sembra che ci sia un mondo sordo, che non voglia sentire. Cosa dovremmo fare noi cristiani per far sì che si possa sperare in un mondo migliore, in un mondo senza guerra? Ecco, tu hai detto opportunamente
cosa possiamo fare davanti a un mondo che è sordo. Però in verità, forse anche noi cristiani, che chiediamo al Signore di essere confermati nella fede in Lui. La fede è un dono, non è una nostra conquista, anche se la nostra risposta, la fatica di continuare a credere nei dubbi, rafforza la fede e ci apre a questo orizzonte che ho detto. Anche noi cristiani diciamo, è sufficiente la preghiera? Magari nemmeno preghiamo, e questo invece lo dobbiamo fare, perché è affidarci a colui che dà alla nostra debolezza la forza di sperare. C'è un'espressione nella Bibbia molto bella, un'espressione che dice sperare contro ogni speranza, e si riferisce ad Abramo, che nonostante le smentite intermedie ha creduto di poter diventare un popolo dalla discendenza numerosa come le stelle del cielo. Forse dubitiamo anche noi della potenza della preghiera, e questo non deve avvenire. Perché la preghiera veramente unisce e dà le risorse costituite da tutti noi, e specialmente dai giovani, lo sviluppo fino al compimento che può essere proprio quello di dare una svolta all'umanità. Ma c'è un altro punto importante. Se noi preghiamo, ci convinciamo della verità della pace, ci convinciamo che questo orizzonte è l'unico da prospettare all'umanità. E allora cosa succede? Succede che anche impercettibilmente possiamo pensare anche a tutte le possibili iniziative, ma noi diventiamo opinione pubblica con la nostra vita ordinaria. Però saremo dei traditori di questa scelta interiore, personale, anche convinta per la pace, se poi non incominciamo prima di tutto a fare pace dentro di noi, ad avere il coraggio di lasciar parlare la nostra coscienza che dica la verità su quello che facciamo, se siamo fedeli a questo amore che ci deve avvicinare a tutti, o se preferiamo chiuderci in un nostro mondo che ci dà più sicurezza, e poi diventare tutti insieme opinione pubblica a favore della pace in mezzo a questa umanità. Perché se c'è una base che crede a questo, lo può fare nelle manifestazioni, d'accordo, ma meglio ancora nelle relazioni, il mondo per forza si deve interrogare, e noi lo orientiamo, insieme a tutti quelli che pregano veramente, lo orientiamo su orizzonti di pace. E a chi è coinvolto in questo immane dolore, noi ricordiamo, senza fare delle prediche e nemmeno degli insistenti richiami, ricordiamo che si può e si deve sperare addirittura contro ogni speranza, perché la pace la possiamo rinchiudere in un sepolcro, come stiamo facendo in tutti i luoghi dove c'è la guerra, ma la pace risorge perché coincide con l'umanità che è chiamata ad una pienezza di vita senza fine. Prima abbiamo citato un po' i suoi innumerevoli viaggi verso la Terra Santa. Uno un pochettino ci balza nella memoria perché è stato 2 anni fa con un po' tutti i giovani della diocesi. E la domanda è molto personale: che effetto le fa vedere questi luoghi dove siamo stati, dove lei è stata tante volte, adesso con questa sofferenza, queste immagini di guerra? Devo dire che la ferita nell'intimo è molto profonda, perché quando arrivo a Gerusalemme, nella città santa, già all'aeroporto di Tel Aviv, se non si deve aspettare troppo per i controlli in uscita, come è avvenuto con noi, c'è una gioia insolita che non provo in nessun altro posto. Ma quando arrivo nella città santa c'è la sensazione di sentirsi a casa. L'ho sempre avuta questa, e mi ricorda la parola del Salmo che dice tutti là siamo nati. Però adesso sento che questa casa viene strappata, viene divelta, e nel cuore la ferita è veramente profonda. Sentire queste località citate come teatro di guerra, di distruzione, di sofferenze immane, e ricordando le visite che ho compiuto, e vorrei citare una località, Jenin, nella quale sono stato, anche perché c'è una comunità di religiose cattoliche con opere molto fiorenti di educazione dell'infanzia. Una di queste, non a Jenin,
ma è a Betlemme, è l'Istituto Effeta che vuole portare ai concittadini di Gesù, i piccoli concittadini di Gesù, la possibilità di udire e di parlare, un istituto per sordomuti dove ci sono suore italiane e anche dei professionisti molto qualificati, l'unico per l'area palestinese voluto da Paolo VI quando compì la sua visita nel 1964. Ma a Jenin, quando sono arrivato, mi ricordavano il benemerito, così lo chiamavano, Don Barbesta, un sacerdote lodigiano che insieme ai lavoratori credenti ha fatto molte iniziative a favore della Terra Santa, come ne fece a suo tempo a favore di Solidarność in Polonia. E allora ancora di più, sentendomi vescovo adesso di questa comunità, in Terra Santa io avvertivo questa familiarità. E adesso invece siamo in questo immenso dolore. Ma riconduco tutto all'esperienza che ho condiviso proprio con voi. Quando abbiamo deciso di pregare la Via Crucis insieme sulla Via Dolorosa. Io ricordo che in altri pellegrinaggi uno era guidato da un famoso frate francescano, un grande biblista, il padre Mons, era francese, e allora noi ci divertivamo ad imitare la sua ave moscia, solo che poi una volta era accanto a noi e lui ha inteso che allora c'è stato un attimo di incertezza. Il padre Mons, il quale diceva sempre: non si sta in mezzo alla strada, la strada è per passare. Proprio lui, quando abbiamo pregato la Via Crucis, ha detto: guardate, non portiamo la croce solita dei pellegrini, perché c'è sempre qualche problema entrando in questa zona araba, poi della la presenza dei negozianti, eccetera, e c'è sempre qualcuno che, gli stessi ebrei, purtroppo, quando c'è la processione dei cristiani dal patriarcato verso il Santo Sepolcro, qualcuno sempre disturba, eccetera. Ognuno prende una piccola croce, l'avevamo tutti, e questa noi la contempliamo e camminiamo. Ma nel nostro caso abbiamo detto, ci sono 80 giovani, abbiamo preso la croce solita, quella degli antichi pellegrini. E mi ricordo che ho detto: guardate, io parto per primo, se succede qualcosa vedete di sostenermi. E invece cosa succedeva? Succedeva che guardavano tutti impensieriti, proprio i nostri, io li chiamo fratelli musulmani, perché insieme ai cristiani, la maggioranza è di lingua araba, abbiamo anche un gruppo di ebraofoni e anche delle comunità di ebrei che stanno ripensando e vogliono tornare al cattolicesimo, ma la maggioranza attuale dei cristiani sono di lingua araba. Vedevamo queste persone guardarci persino un po' preoccupati, perché vedevano 80 giovani che cercavano di alternarsi a sostenere il vescovo. Non avevamo le stazioni della Via Crucis a sufficienza, perché sono 14 secondo la tradizione, e avevamo pretendenti cirenei, il cireneo è quello che ha aiutato il Signore a portare la croce, in numero ben superiore, e anche le ragazze che si avvicinavano tutte volendo portare un po' questa croce. E allora penso proprio in questi giorni, vedendo questi disastri di cui i mass media ci danno testimonianza doverosa, penso a quel momento in cui ci scambiavamo la croce, e perciò io lancio il mio appello perché nessuno lasci sola questa terra con la sua croce che gronda di tanto sangue. Io ricordo una cosa vabbè, noi alloggiavamo a Betlemme, quindi eravamo in Palestina. In un 5 stelle. Bellissimo. E ho l'immagine di questa colomba col giubbotto di proiettile sul muro. Sì, ed sì, è la prima cosa che mi è tornata in mente quando è scoppiato il conflitto. Pensarci adesso che siamo stati in quei luoghi. Sembrava una cosa lontana, un amuleto degli inizi di questo contrasto, e invece è diventata di grande attualità. E su questo muro devo dire che nelle prime visite, come ero andato come sacerdote nel settimo anno della mia ordinazione insieme ai miei compagni di ordinazione e anche con i nostri genitori, ma nella prima visita come collaboratore del Dicastero orientale
ero andato per ricordare la ricomposizione del Patriarcato di Gerusalemme circa 170 anni fa ad opera di Papa Pio IX, e eravamo andati con una lettera autografa di Papa Giovanni Paolo II. E quando arrivano i rappresentanti del Papa ci sono due cerimonie molto attese dalla popolazione locale. La prima, l'ho già accennata, è la processione dalla casa del Patriarca al Santo Sepolcro. Ci sono anche, aprono la processione degli agenti di polizia, ma in costume, e sono attenti che non succeda nulla. L'altra più bella ancora è l'ingresso a Betlemme, perché si parte dal Patriarcato e viene la polizia israeliana con i cavalli a condurre il rappresentante papale fino al confine, dove c'è il monastero di Mar Elias, e lì arrivano i cavalli palestinesi. Arrivavano prima del muro, sì, perché io sono riuscito a vedere questa terra senza questa cicatrice che è insostenibile nel cuore di una terra, come era insostenibile il muro di Berlino. Io ricordo quando sono stato al muro di Berlino abbattuto, poi ho negli occhi l'abbattimento del muro di Berlino in diretta, perché l'età che ho mi consente di avere queste memorie. E ricordo che i vescovi, che eravamo in auto insieme, dicevano i nostri, che erano i cavalli palestinesi, i nostri sono più belli. Erano, pressa poco, forse qualche cavallo israeliano era anche un pochino più sicuro, ma a parte questo era la gioia di vedere di villaggio in villaggio aumentare la gente che accoglieva il rappresentante del Papa con le campanelle delle chiese che suonavano, e poi nella piazza della Mangiatoia gli scout con le cornamuse, eccetera, perché ogni passaggio delle nazioni europee che hanno tentato di contendersi qualcosa in Terra Santa ha lasciato qualcosa di questo tipo. Adesso invece si deve arrivare al confine. Sono andato poi col cardinale Sandri, il primo era il cardinale Silvestrin, con l'ultimo cardinale era il cardinale Sandri. Allora si arriva e ci dobbiamo fermare, però la popolazione palestinese ha la grande gioia di vedere aprirsi il varco in questo muro di separazione. E io quando arrivo adesso vedendo questo e vedo questa colomba della pace col giubbotto antiproiettile, penso a quella parola che San Paolo ha scritto nella lettera agli Efesini. Cristo è la nostra pace. Ha fatto dei due un solo popolo, e c'è proprio l'espressione abbattendo il muro della divisione, il muro che era frammezzo. E allora vi dico di non dimenticare, ascoltatori, specialmente voi giovani che magari istigati dai due conduttori ci state vedendo, non dimenticate, sperare contro ogni speranza perché la pace risorga al più presto. Risorgerà, ma lo deve fare al più presto per il nostro impegno comune. Notevole come pensiero. Speriamo che sortisca un po' di interesse per la Terra Santa. Adesso in questa puntata noi vogliamo alternare un po' la sua storia con la storia anche... Questa è un po' più problematica. C'erano qualche domanda. Qualche curiosità. Esatto. Poi torneremo sull'argomento della Terra Santa. Lei... Anche una parola sull'Ucraina. Dobbiamo dire, sì. Perché anche l'Ucraina l'ho visitata più volte e ha delle cose molto grandi. Poi proprio ieri abbiamo celebrato in seminario, mi aveva chiamato, lo sapete già, abbiamo celebrato la vestizione di due seminaristi, 22 anni, uno 21, uno 23, una cosa del genere, che sono accolti nel nostro seminario insieme ad un terzo seminarista. Così abbiamo i nostri 9 e più 3 ucraini, greco-cattolici, non latini come noi, ma cattolici, di rito però bizantino, di bizantino, che fanno 12 come gli apostoli. C'è sempre posto anche per voi giovani che mi ascoltate, se siete persone a modo, affidabili, però già ne abbiamo 12 e la cosa può far partire come in un'altra occasione, in una Pentecoste
di cui si parla nella Chiesa, una corsa del Vangelo che speriamo sia interminabile, che vada ai confini della terra e oltre. Allora, cosa volete chiedere adesso? Prima domanda. Lei, quando era bambino, sognava di diventare sacerdote? Aveva già idea di entrare in seminario, oppure è stata una cosa maturata in seguito? Allora, io quando ero bambino, noi eravamo felici. Io poi avevo tanti fratelli. Noi eravamo 8 fratelli, uno solo ci ha lasciato. E quindi io ricordo la gioia, eccetera. Poi io sono nato in una casa proprio davanti alla chiesa. Sulla destra c'è un piccolo castello, ma molto bello. Poi vicino c'è un fiume, una cosettina anche delle poesie, così, delle favole, dal mio punto di vista. Però avendo la chiesa di fronte, poi c'era il sagrato e lì giocavano a pallone, poi c'era la scuola materna dove siamo andati. E è chiaro che il nostro divertimento era quello di celebrare la messa di nascosto, eccetera. Voi invece ormai avete altri riferimenti di imitazione. E avendo i miei fratelli, avevo le mie 2 sorelline, poi ne è arrivata una terza, queste 2 erano a favore, evidentemente, di questa mia pia pratica. I miei fratelli più grandi, e queste mi davano persino l'elemosina, qualcosina. E che erano custoditi perché erano della Chiesa, non è che erano nostri. Questi più grandi attingevano per dei beni voluttuari, attingevano alla nostra cassa. Abbiamo scoperto questa cosa, quindi è nata anche una diatriba che poi abbiamo chiarito. Questo è per dare un tocco di intimità a questo nostro incontro, ma per dire che il nostro mondo era un po' quello, e io sono sempre stato in questo contesto. Però poi nell'adolescenza io non volevo assolutamente rifarmi a questa esperienza, e ho attraversato, come spero attraversiate voi giovani preadolescenti per un verso e poi adolescenti, il periodo in cui non c'è nessuna verità che appaghi e che il dubbio sembra vincere dentro di noi. E ricordo che il pensiero non c'era assolutamente più, benché sempre partecipe a tutte le attività della comunità ecclesiale, ma ho partecipato ad una prima messa di un giovane sacerdote che faticava anche a dire le cose, cioè io sentendolo dicevo tra me, ma dovrebbe dire così, e questo era lì tutto incerto. Però quel momento fu un momento che mi ha molto impensierito, mi ha riproposto questa prospettiva, e io dentro di me dicevo: vedrai che è una infatuazione che si ferma al più presto. Però questa infatuazione non si è fermata, e io ho dovuto cedere, ho dovuto partire. E ricordo sempre che sono partito con entusiasmo. Ci sono stati altri momenti molto difficili nei quali uno poteva, durante il seminario, poteva pensare ancora che questa non dovesse essere la scelta definitiva. Mentre poi al diaconato, ricordo che negli esercizi spirituali io ho ricevuto il diaconato, dimenticate per favore questa data che vi dico per non calcolare un'età esorbitante, l'ho ricevuto il 14 aprile del 1976 e poi sono stato ordinato l'11 giugno dell'anno successivo, il 1977, nel secolo scorso, anzi nell'Antico Testamento. Ricordo gli esercizi del diaconato quando si faceva la scelta definitiva, perché si sceglieva anche, dopo il discernimento compiuto, il celibato ecclesiastico, ossia non di rinnegare l'amore, ma di vivere questa propensione all'amore che ci connota per una famiglia universale nella Chiesa di Cristo, lo sposo dell'umanità e prima ancora lo sposo della Chiesa, che è l'umanità nel suo nucleo, e l'umanità redenta che deve diventare tutta famiglia di Dio con l'umanità. Quindi dicevo tra me e me: non potrò mai più dire nella mia vita che non sono stato libero. Ma l'anno successivo, quando ero agli esercizi spirituali per diventare prete, io ho vissuto una settimana tremenda.
perché avevo un'incertezza e dicevo, ma questo è uno scherzo da prete che mi sta facendo qualcuno? E non osavo dire che me lo facesse il Signore, ma forse era d'accordo anche lui, ripensandoci. Perché giorno per giorno io dicevo, ma io qui sono incerto, io non so se sabato vado in cattedrale e mi prostro per ricevere l'ordinazione, perché come farò tutta una vita in te? Era qualcosa di psicologico che ma ogni giorno, dal lunedì fino al venerdì compreso, però mi tornava pacificante alla mente questa parola che è di Giovanni 15:15. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. E dicevo, adesso t'arrangi, mi hai scelto e toglimi questa ansia, questa fatica che ho nel cuore. E quindi mi pacificavo. Poi ho ricevuto veramente quella che io ritengo una carezza che mi sta accompagnando in tutta la vita. Perché? Perché il sabato mattina, noi li facevamo fino al sabato mattina, non come i diaconi di adesso che tornano prima e vanno a vedere cosa stanno preparando per... No, sabato mattina chiudevamo gli esercizi spirituali e nel pomeriggio l'ordinazione alle ore 5. L'ultima parola del Vangelo, il predicatore nulla sapeva, aveva scelto. L'ultima parola, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E io ho detto, ma non si fa così. Far aspettare uno tutta settimana e poi dare questo colpo. Ma mi accompagna questa parola che nei momenti difficili che la vita porta sempre con sé, mi dà immensa forza e mi ricorda questa speranza contro ogni speranza. Tagliate tutto questo, per favore. No, è bello il lato umano, un po' la scelta, il suo grosso significato anche per chi ci ascolta e magari si fa qualche domanda. Tutti ci facciamo domande. È chiaro che io so che ci sono diversi giovani, persino non indegni del tutto, che sono chiamati e sono lì che pencolano. E quindi ricordo un filosofo il quale diceva, e c'è Italo Calvino che dice una cosa bella, che noi nella strada di San Giovanni, che noi siamo quello che abbiamo avuto il coraggio di tenere dopo aver eliminato tutto il resto. Sembra una cosa complicata, ma c'è del vero. Perché un altro filosofo diceva, se tu tieni tutto il fascio delle tue possibilità tra le mani, tu soffochi anziché decidere e scegliere la tua vita. Devi avere il coraggio di eliminare per prendere una sola cosa e dire, questa è la mia vita. Eric, io te l'ho detto. Ma in tutto questo frullatore di compiti, cose da fare, io mi sono permesso sabato scorso, quando ci ha dato l'appuntamento, di spiare la sua agenda. Come fa a gestire la parte religiosa della sua vita quotidiana? Questa è una bella domanda, ma quando noi siamo stati richiesti, vuoi tu, diverse sono state le domande già al diaconato, poi quando siamo diventati preti. Quando poi si diventa vescovi è una specie di colpo dopo colpo, vuoi tu? Per fortuna l'ultima risposta prevista dalla liturgia è questa, sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. E allora uno pensa all'aiuto di Dio e risponde sì. Vi ricordo che all'ordinazione episcopale, alla prima domanda, io ho risposto con un sì lo voglio, non era fortissimo. E c'era il sacerdote che mi accompagnava, che mi ha sussurrato, non si sente. Allora ho aumentato un po', ma sempre pensando con l'aiuto di Dio. Gli impegni sono numerosi, ma sono anche sempre tutte occasioni gioiose. Nel senso che ormai il vescovo deve sapere che non ha più una vita sua. È sua proprio perché è degli altri in nome di Cristo, ma non è questa una risposta retorica, è proprio così. È la gioia di dire quello che siamo ormai non appartiene più a noi stessi e cerchiamo di essere nella nostra Chiesa a disposizione. C'è un'espressione evangelica detta da Gesù che dice siamo servi inutili. Io mi sono rallegrato l'anno scorso in una tre giorni con i sacerdoti dei primi 20 anni di ordinazione ed erano ancora un bel gruppo, a tal punto che io ho detto, guardate, vedervi tutti così ancora giovani e forti, io ho detto,
Vescovo Maurizio, morirai ancora cattolico. E questa è una consolazione. Ma il predicatore del ritiro ha interpretato questo servi inutili come servi a disposizione. Mi piace. Siamo inutili nel senso che dobbiamo essere umili davanti a Cristo che ha dato se stesso nell'immolazione pasquale, figuriamoci come siamo lontani. Ma mi pare una cosa incoraggiante questo essere a disposizione. E quindi tra i vari impegni, quello che spetta a me, quello che non spetta, no, non c'è più il confine. Siamo a disposizione e facciamo quel poco che possiamo con gioia persino. Quindi risolto il problema in questo tempo. Ci stiamo ora avvicinando al Santo Natale, è iniziata la corsa all'ultimo regalo, la corsa agli addobbi più lucenti, più colorati. In questo momento, in questo determinato periodo, cosa si sente di dire per questo Natale? E io mi sento di dire e di sottolineare il grande paradosso in cui viviamo. A chi non piacciono le luci natalizie, il clima di dolcezza che sprigiona questa festa, che è una prerogativa dei cristiani, è capace di contagiare il mondo, tutte le altre religioni. Io ho sentito in contesti non cristiani, proprio per questa conoscenza del Medio Oriente, ma anche dell'Oriente un po' più lontano, perché la Chiesa Cattolica ha persino in India una folta comunità, mi pare siano 17 milioni i cattolici del subcontinente indiano, certo su un miliardo e oltre di persone, ma ce ne sono 5 milioni anche lì con siro malabaresi e siro malancaresi. E ricordo che una volta la visita era nel periodo dell'Avvento e c'erano le altre religioni che venivano a ricevere, perché nel Kerala, dove c'è questa buona presenza, se sono 5 milioni, sono 4 milioni e 500 i siro malabaresi e 500.000 i siro malancaresi, vicini come spiritualità e con una peculiarità. Benché si tratti dell'India, ci sono in queste antiche liturgie delle parole e delle preghiere nella lingua stessa di Gesù ancora adesso. Quando arrivarono i portoghesi che risalivano e incontravano queste comunità cristiane, alcune sperdute, che non avevano più potuto avere i sacerdoti e loro avevano trovato delle figure di coordinamento laiche, ad un certo punto i frati più preparati capirono che questi cantavano e pregavano nella lingua di Gesù. Qui è l'antichità che diventa nuova, eccetera. Allora, proprio per questo riferimento vorrei dire che noi cristiani siamo riusciti a contagiare col Natale il mondo intero, questo Dio che si fa uno di noi. Ma rischiamo di perdere il Natale cristiano noi che siamo stati capaci di contagiare con questa gioia e pace natalizia il mondo intero. E sentendo l'espressione corsa ai regali, corsa eccetera per il Natale, purtroppo sento il paradosso insostenibile per questa umanità amata a tal punto da vedere questo Dio che si fa uno di noi, della corsa agli armamenti. E penso ancora, non voglio intristire la vostra giovinezza assolutamente, ma solo invitarvi proprio grazie a questo Natale a prepararla come giovinezza che sfocerà in una maturità e in un mondo di pace per tutti, vedere di ricordare quelli che sono purtroppo colpiti dall'indifferenza, non solo, colpiti da interessi oscuri di cui non conosciamo l'entità, e qualcosa per la verità conosciamo anche senz'altro e che devono essere veramente superati, devono essere vinti. Vinca il Natale come festa di gioia, festa di pace, senza nessuna enfasi, nessuna retorica. Vinca il Natale per dire che l'umanità è veramente bella in ogni senso, ed è bella perché ci sono i giovani che la garantiscono anche per il futuro.
Come diocesi sappiamo che ha chiesto in questo periodo di avvento di raccogliere fondi per alleviare un po' le sofferenze in Terra Santa. Che cosa si sente di dire ai giovani, anche un po' per stimolarli o smuoverli? Sì, io dico ai giovani, fate tutto il possibile per la Terra Santa, perché là siete nati. Io spero di poter, grazie ai giovani, tornare in Terra Santa con un altro gruppo al più presto, appena la situazione potrà normalizzarsi, speriamo al più presto. Quindi prima di tutto questa prontezza ad andare in questi luoghi. Ma proprio riferendomi al pellegrinaggio, devo dire che sentendo il Patriarca che ha parlato in un video ai Vescovi durante l'assemblea ad Assisi, ci siamo resi conto che la situazione dal punto di vista del sostentamento della popolazione è disastrosa. E quindi chiedo anche, se potete, un aiuto materiale da far arrivare a questo Patriarca e alla custodia di Terra Santa, ai 200 frati francescani che dalla visita del loro fondatore, San Francesco, sono rimasti in tutti questi secoli. Siamo a 800 anni compiuti in questa terra per custodire le orme storiche del passaggio di Gesù e per custodire le pietre vive che siamo anche noi e che sono i nostri fratelli cristiani in questa terra, dove sono chiamati a vivere in unità e in pace tutti i figli di Abramo, ebrei, cristiani e musulmani. Gli ebrei dicono shalom e i nostri musulmani dicono assalamu alaikum e noi diciamo pace a tutti, per dirla in italiano, o pax vobis, se volete fare un po' i latini con tutti i ricordi belli e anche un po' tristi dei secoli nei quali ci siamo confrontati, sia la terra veramente della pace, di quella pace che è iscritta nel nome di Gerusalemme, la capitale che è di tutti, anche se ciascuna di queste tre famiglie che ho citato la vorrebbe come patria indivisibile, e invece è di tutti. Pace a tutti, come dice la liturgia orientale frequentemente. Noi, io, Eric, noi Team Ticket, tutti i ragazzi anche che stanno dietro la fotocamera a fare, possiamo dire, lavoro sporco, vogliamo farci testimoni di un messaggio di speranza, non vogliamo smettere di credere ad un mondo in pace, ad un mondo fraterno, però con tutte queste guerre la paura c'è. Lei non ha paura di questo mondo, delle guerre? Sono preoccupato, ma nell'intimo forse sarà questo input cristiano che ormai è radicato, umilmente posso dire, in me. Io sono sicuro che la pace vincerà. Ho scritto una lettera che abbiamo pubblicato oggi, sul cammino triennale sinodalità e santità. La prima tappa è sui passi della fede, richiama i nostri santi lodigiani, ma io penso a tutte le vittime innocenti di questi conflitti in Terra Santa e in Ucraina, e penso che loro sono i santi della porta accanto, quelli contemporanei, hanno sacrificato se stessi. Questo sacrificio senz'altro ci garantisce un futuro di speranza al quale non possiamo rinunciare. Augurandoci buon Natale, comunichiamoci questa certezza della speranza che terrà l'umanità come famiglia di tutti i figli di Dio. Noi, prima di chiudere, le abbiamo strappato una promessa dietro le quinte prima. Sì, ho sentito. Per chi sarà arrivato ancora fin qui, ci sarà una piccola sorpresa. Mantenga il collegamento fino alla fine, perché vorremmo avere una voce da Gerusalemme. Vediamo, magari una cosa anche appassionata e appassionante. E noi, vabbè, la ringraziamo per tutto il tempo che ci ha dedicato. Abbiamo avuto anche un po' di problemi alla regia. Problemi tecnici. Esatto, quelli della diretta. No. Però io vi ringrazio per la vostra giovinezza,
che è a disposizione come secondo l'interpretazione che possiamo dare di quella parola di Gesù. E vi auguro buon Natale e ringrazio coloro che si sono collegati e che sono rimasti fino ad ora ad ascoltarci. Siete meritevoli, vedremo di ricompensarvi con le nostre preghiere. Buon Natale a tutti. Amici di Ticket, vi ringraziamo ancora e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.